Sono lieta di partecipare a questo focus tecnico organizzato appunto dall'Agenzia per l'Energia di Modena. Desidero sottolineare che le nostre unioni, installazioni, impianti e costruzioni sono impegnate nella qualificazione degli operatori del settore proprio per accettare le sfide ed essere pronti per le sfide del mercato circa l'efficientamento e l'innovazione nell'edilizia e nell'impiantistica, e che a tal proposito appunto CNA Modena ha aderito al progetto BRICS, che è un progetto europeo per la qualificazione delle competenze e delle abilità degli operatori del settore, a cui appunto CNA si sta attenendo. Chiaramente il progetto è patrocinato dalla Commissione Europea e per noi in Italia da Enea. CNA è impegnata anche nel dare un contributo alla strategia energetica nazionale attualmente in discussione, ed è proprio per questo che cercato di posizionare l'attenzione sul rilancio delle rinnovabili anche nel settore produttivo. Attualmente le detrazioni fiscali del 50% sono riservate esclusivamente per il fotovoltaico alle persone fisiche, mentre la proposta di CNA va nella direzione di estenderla anche alle attività produttive, perché crede che il veicolo del fotovoltaico sarà appunto fondamentale nel traghettare il passaggio della mobilità sostenibile, quindi nel passaggio delle autovetture a combustibile alla auto elettrica, che sarà appunto il nostro futuro.